sorelle e due fratelli, e il papà e la mamma, e poi c'era una donna che viveva nella nostra famiglia, che era la Rita. Mio papà era molto severo, e la mia mamma era severa, anche lei molto ferma, però era molto dolce, e sia il papà che la mamma erano insegnanti, e poi anche le mie sorelle, tutte le mie sorelle erano insegnanti. Io ho fatto le magistrali e fino alla seconda, poi sono passata a Bergamo e ho finito la scuola, ho passato l'ultimo anno, ho fatto la scuola magistrale. In modo che così con il mio diploma potevo trovare un posto di lavoro. Prima sono andata in Mosi, era una scuola parrocchiale, sotto le magistrali. C'era un giardino d'infanzia, e si chiama così perché aveva il metodo Froebel. Quando è il metodo Froebel si chiama un giardino d'infanzia. E poi ho deciso di andare a fare questo corso Montessori, perché per poter insegnare nella scuola Montessori bisognava fare questo corso. Allora io e famiglia non c'erano molti soldi, perché noi, il papà e la mamma, erano insegnanti e vivevamo con quello che c'era. E allora io mi sono fatta prestare dei soldi e sono andata a fare il corso Montessori a Verona. Sono andata nel mese di luglio, agosto e settembre, e lì ho fatto il corso Montessori. E quello mi ha dato tanta gioia, perché posso dire di aver imparato tantissimo. L'allieva della Montessori, che si chiamava professoressa Giuliana Sorge, era lei che lo faceva, era una persona straordinaria. E parlava dei bambini e di come noi avremmo dovuto comportarci. Poi quando sono tornata, che sono riuscita ad andare nella scuola, sono andata nella scuola di Cremanuova. A Cremanuova sono stata un anno e poi sono andata a Castelnuovo. Ecco, la scuola di Castelnuovo è stato proprio il punto forte mio, perché io lì ho proprio fatto tanto, sono riuscita a esprimere proprio quello che sentivo dentro e creare l'ambiente proprio che io desideravo per i bambini, che entrassero, trovassero un ambiente caldo, un ambiente vicino a loro, un ambiente sereno. E eravamo due sezioni, poi man mano, siccome sono venuti altri bambini, la terza sezione è stata fatta nella roulotte, che hanno attaccato alla scuola, hanno fatto un corridoio in cemento chiuso, e c'era una roulotte grande dove c'era la sezione, e in questa sezione c'era la signora, la Carolina Grottelli. E allora sono venuta qui a Montessori, qui a Crema. Quindi avevate una sezione voi tre, il gruppo, quindi Gabriella, sì, Don. E com'è stato l'arrivo in via Bottesini, alla casa dei bambini di Bottesini, il rapporto con le altre maestre? Ma che guardi, c'erano già? Inizialmente è stato difficile, voglio dire solo questo e basta, preferisco. Ovviamente c'è stato un adeguamento. Però siccome noi tre eravamo molto unite ed eravamo là in salone, era come se ci avessero tagliato un po' fuori. E io ho detto, ma non preoccupiamoci, vedrai che arriverà il momento in cui... Allora, quando poi è arrivata la festa del Natale, che noi abbiamo preparato un lavoro, ragazze, se volete vederlo, questo è il lavoro che facciamo noi. E allora adagio adagio abbiamo fatto. Noi siamo sempre andate d'accordo. E certo, qualche volta si discute, si ragiona, ma ci si sconta per incontrarsi, ecco, qualche volta, non davanti ai bambini. Poi, logicamente, man mano le maestre montessoriane se ne sono andate. Quelle che avevano fatto il corso. E sono rimaste le altre, man mano venivano assunte delle maestre che non avevano il corso.
però nel presentare a loro questo materiale montessoriano vediamo anche, rivediamo tutto il resto del materiale per vedere di inserirlo con le stesse caratteristiche, magari per esempio quello dei colori. Se c'è altro materiale, non altro propriamente. Perché non potevo pretendere che le insegnanti dall'oggi al domani potessero usare solo quello. Io andavo avanti e indietro dal comune e cercavo di far capire le cose. Lei è in pensione da quando? Gennaio del 2006. Gennaio 2006, la penso, però a Montessori noi la vediamo sempre. Sì, il metodo parla di vita pratica e quindi tutto quello che può esserci, allacciarsi le scarpe, il grembiulino, qualunque cosa che nella vita pratica, cioè, poi materiale sensoriale, che è tutto il materiale che voi avete visto. Sì, ma non che c'è niente. Che si tocca con le mani, ma toccandole con le mani va alla cioè il ragionamento si fa subito perché i cubi che hanno diverse grandezze. Tutto il materiale sensoriale. E poi la rimettita. Allora, l'idea dell'angolo del conflitto è nata perché un po' anche da Maria Montessori, nel senso che Maria Montessori diceva che i bambini quando litigano è sempre bene che non si arrangino da soli, ma possono risolvere tra di loro da soli, senza l'ingerenza dell'adulto. Queste due seggioline, i bambini hanno un gomitolo, il bambino che parla tiene in mano un gomitolo, quando ha finito di parlare lo passa all'altro. Questo convegno di Danilo Parra, che era un pedagogista che riportava molto nei suoi convegni l'importanza di Maria Montessori. Danilo Parra ha proposto questa pedagogia che lui chiamava maieutica, nel senso che si faceva in modo di dare ai bambini quelle risorse e quegli strumenti che gli servissero per attivare proprio le loro risorse. E l'angolo del conflitto è proprio uno di questi. A me adesso la cosa che chiedono è perché i capelli? Io sono stata un po' tremenda, ho detto, è perché io non me li tengo come fanno le vostre mamme. Sì, perché la bambina mi ha detto, sì, mia mamma tutte le settimane. Io ho fatto tanti anni nella scuola, ho dato tantissimo, tantissimo, però ho ricevuto tanto. Thank you.